tre essenzialmente gli obiettivi al quale come giornalisti puntiamo. Sul tema della multimedialità, cioè l'innovazione, ottenere strumenti che servano non a frenare la modernità, ma a fare in modo che questa possa arricchire l'offerta a lettori e spettatori e consentire ai giornalisti di lavorare al meglio con i nuovi strumenti. Quindi nessun atteggiamento di rifiuto, ma regole per le nuove possibilità che le macchine offrono. Secondo elemento, il precariato è un problema di tutto il mondo del lavoro in Italia. Vogliamo che il contratto sia l'occasione per rendere meno pesante la condizione di migliaia di colleghi e colleghe, anche rispetto a un quadro legislativo che negli ultimi mesi è ulteriormente peggiorato. Terzo elemento, connesso al secondo, quello del patto generazionale, così l'abbiamo chiamato, cioè vogliamo che il contratto serva anche a dare qualche segnale di solidarietà in più ai giovani, e ora non più tanto giovani, che sono entrati nella professione in questi ultimi 10 anni e che si sono visti spesso maltrattare anche dal punto di vista economico. Tre punti e un punto di ordine ancor più generale. Stiamo discutendo di un contratto nazionale, anche alla luce del dibattito che c'è in tutto il resto del mondo del lavoro in Italia, si parla soprattutto di contratti integrativi, aziendali, territoriali. Noi vogliamo riaffermare in questa trattativa l'importanza del contratto nazionale come strumento di grande valore, a dire che c'è una rete di contratto, di norme, che serve per tutti i lavoratori del giornalismo, anche quelli che non hanno la fortuna di lavorare in grandi aziende editoriali dove ci sono integrativi che portano soldi in più. Il contratto nazionale come valore del lavoro difeso, riaffermato anche in un tempo nel quale non sembrano le regole del mondo del lavoro avere grande importanza.